niente, anche molto meno, si tratta semplicemente di iniziare a lavorare sul nuovo regolamento dell'Assemblea Capitolina. Sappiamo che con il nuovo ordinamento di Roma Capitale dal 2010 c'è, diciamo, un'infrastruttura normativa completamente diversa, l'esperienza tra l'altro del segretariato rispetto all'attuale regolamento che disciplina le modalità con cui poi andiamo a approvare delle delibere certamente è importante, perché è, diciamo, la memoria storica che ci consente anche di capire ciò che non ha funzionato, ciò che può essere migliorato e funzionare meglio, e quindi, diciamo, come obiettivo operativo abbiamo pensato quindi di iniziare per il prossimo anno con questo lavoro per guardare, insomma, un pochino più avanti nel tempo.